Ragazzi e bentornati sul canale. Siamo a fine anno e come tutti gli anni in questo periodo andiamo a premiare i prodotti che mi hanno colpita di più in questo anno nel 2023, quindi tanto attesi awards, makeup awards. E non è stato facile, vi dico la verità, perché quest'anno ho scoperto delle chicche, devo dire, e però ho detto non li posso mettere tutti, devo comunque fare una cernita e quindi non ce l'ho fatta a fare i 10 prodotti. Di solito si fa, no, i 10 prodotti del 2023 che ho amato di più, ne ho alcuni in più, però non l'ho voluto estendere a tutto quello che mi poteva piacere, ho proprio selezionato quelli che effettivamente su di me hanno fatto la differenza, che ho utilizzato con tanto piacere, che hanno, alcuni di loro magari hanno confermato le aspettative che avevo, perché su di questi c'era un grande hype, quindi mi sono incuriosita, li ho voluti provare, devo dire che hanno confermato questo hype. E poi so che è una tipologia di video che vi piace tanto, perché in questo modo riuscite a fare degli acquisti più consapevoli. Premetto una cosa, ragazzi, come sapete, sono mie opinioni, non sono tout court, diciamo, delle verità assolute, assolutamente no. Io vi parlo dal mio punto di vista, secondo quello che è il mio tipo di pelle, secondo quelle che sono le mie esperienze e le mie esigenze, quindi io vi dico la mia. Magari per alcune di loro, per alcune di voi non sarà lo stesso pensiero, la stessa opinione, ci sta benissimo, assolutamente sì. Anzi, se c'è qualcosa che non condividete, perché magari la vostra esperienza è stata diversa, scrivetelo nei commenti, perché ci fa piacere. Può essere anche utile ad altre ragazze che hanno lo stesso o tipo di pelle o insomma, per poter capire se quel prodotto effettivamente va a genio anche per loro o no. Quindi direi di iniziare. Non sono i 10 prodotti, come di solito faccio sempre, i 10 prodotti, i 10 top, perché ce n'erano tanti, ho dovuto selezionare, ho dovuto fare una cernita, comunque non mi sono discostata tanto da 10, ecco, sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, quindi non è che mi sia discostata tanto, però ecco, non sono proprio 10, perché insomma, alcuni non riuscivo a non metterli. Quindi direi di partire. Allora, il primo prodotto, ragazzi, che vi faccio vedere è il fondotinta di Sephora, il Best Skin Ever, la versione Glow, che io ho nella tonalità 12 Yellow. È un fondotinta che ho utilizzato con tanto piacere, lo corteggiavo da tanto prima di acquistarlo e poi quando l'ho provato in store mi sono decisa poi a fare un acquisto online semplicemente perché c'era una promo sulla linea Sephora Collection e quindi era scontato, se non mi sbaglio, del 20%. Ho detto ok, prendo questo, ho preso anche la cipria, ho preso il correttore, bellissimi tutti e tre. La cipria è quella classica della Sephora Collection e il correttore è della stessa linea. Lui soprattutto mi ha colpita tanto perché è un fondotinta che non si sente sul viso, è quello che tra l'altro ho oggi, non si sente assolutamente sul viso, rimane elastico, non segna, proprio è glow, nel senso che non è luminescente, cioè non è che ha riflessi o altro, è proprio luminoso, nel senso che è bello idratante, non va a fare un effetto super matte, ma è quello che cerco, perché comunque io sapete che ho una pelle un pochino più age, quindi segnata da rughettine e quindi da secchezza anche in sé, perché comunque io ho una pelle misto secca, soprattutto in inverno parecchio secca, quindi ho bisogno di una base che mi renda la pelle più morbida ed elastica. Poi, a parte lui, come correttore ho amato questo qui di Kiko della linea Blumi. Allora sì, è una limited edition, è vero, è una collezione, però spesso Kiko, lo sapete, mette ai saldi tanti pezzi delle collezioni limitate, e questo è un correttore che mi è piaciuto. È un duo, come potete vedere, da una parte ha la base che serve proprio a far aderire meglio il correttore, a non farlo entrare nelle pieghette, e dall'altra parte appunto il correttore. Io ho la tonalità 01 e devo dire mi è piaciuto tanto. Anche lui l'ho adesso
su ed è veramente bello. L'ho utilizzato, ho avuto modo di utilizzarlo con la base e senza base e devo dire che non entra nelle pieghe per nulla, per niente, mi sono guardata allo specchio, non entra nelle pieghe per niente, lascia proprio un contorno occhi morbido, non secca, io chiaramente però lo vado a fissare sempre con la cipria, però devo dire che è proprio bello, ma bello bello, e costa, come potete immaginare, pochissimo, soprattutto se lo prendete i saldi, a maggior ragione. Mi è piaciuto tanto, ragazzi, quindi se avete modo di provarlo, cioè di trovarlo con i saldi online o in store, provatelo, perché secondo me è una vera chicca, cioè per chi ha bisogno di un correttore che comunque sia di media copertura, perché a me copre, quindi non è acqua fresca, ma assolutamente copre, e, però quella copertura che non è pastosa, per nulla, perché è molto ricco di pigmento, quindi promosso, promosso, promosso. Poi andiamo, ragazzi, alla cipria, ok? Quando vado a settare il tutto, cosa ho amato tanto? Cosa ho amato tanto in questo anno? Una è una scoperta meno recente, una è veramente recente, nel senso che sarà quanto? 2 mesi? E cioè ha battuto tutte le altre che ho acquistato in tutto l'anno. Allora, partiamo da quella meno recente, che è la cipria di Mesauda della linea Nude Venus, e io ho la tonalità 102 Light Beige. Allora, ed è questa cipria qui. Ora, a parte il fatto che forse per me era meglio la 101, credo, 101, o la 100 o la 101, cioè quella ancora più chiara, perché un pochino tonalizza. Però utilizzata magari su dei fondotinta che avevo, che ho più chiari, questa mi bilancia bene tutto. Ragazze, è bellissima, cioè ha un effetto setoso sulla pelle, va a levigare senza però seccare, quindi mi è piaciuta tanto, buona anche sul contorno occhi, perché appunto non è troppo opacizzante. Avrei preferito, tornassi indietro a prendere la tonalità più chiara, ma non escludo di comprarla perché mi piace veramente tanto. Quindi provatela, se non l'avete ancora provata, fatemi sapere appunto come vi siete trovate, perché per me è stata davvero una piacevole scoperta. Ma in generale anche con col brand Mesauda proprio in toto, perché i prodotti che ho provato devo dire che mi hanno colpita moltissimo. Altro prodotto sempre appunto più recente, che credo mi abbia proprio letteralmente rapita il cuore, se possiamo utilizzare questa, diciamo, questo pensiero, ecco, questo modo di dire, mi ha proprio rubato il cuore la cipria di Huda. Non è nuovo per voi, per tutte noi, perché anch'io so che esiste da tanto tempo, però non mi ero mai lanciata nell'acquisto. Perché? Perché è una cipria comunque che ha un costo. Ho preso inizialmente questa, la mini size, questa qua che ho nella tonalità, perché esiste in questa tonalità quella più chiara, che è la Pound Cake, e una volta provata, ragazze, me ne sono letteralmente innamorata. È una cipria, cioè, che leviga la qualunque, io la utilizzo anche sul contorno occhi e devo dire che non mi va a seccare molto. Sicuramente, ragazze, dovete idratarlo il contorno occhi, cioè quello è ovvio, ma io lo faccio sempre a prescindere da che cipria utilizzo. E devo dire che applicata un po' spennellata con il pennello, cioè è la vita, leviga, leviga effetto Photoshop, leviga i pori, cioè proprio li minimizza, li cancella totalmente. E appunto, avendo amato questa, ho deciso di prendere su Cult Beauty, approfittando del Black Friday, la full size, ma nella tonalità appunto Sugar Cookie, che è quella trasparente. Ragazze, cioè identica, identica resa, quindi cambia soltanto il colore, vedete, questa è leggermente più giallina, però non è che alteri tantissimo, dipende da che tipo di correttore utilizzate, ma veramente pazzesca. Mi è piaciuta tanto e quindi sì, io credo che, a parte che così tanta, cioè credo che non la finirò nemmeno in un anno, perché comunque io le alterno le ciprie, però di sicuro quando la finirò la riacquisterò, perché mi ha proprio rapita letteralmente il cuore. Andiamo avanti. Allora, sempre per la base, un prodotto recente, ma che davvero, cioè,
ha battuto tutti gli altri, è il blush di Rare Beauty. Io ho la tonalità Worth, che ho trovato in un kit proprio con illuminante, mist, viso e appunto questo blush. Anche l'illuminante è molto bello, ma questo ancora di più ci ha battuto tutti gli altri. Perché? Perché ha una pigmentazione altissima, però allo stesso tempo si sfuma benissimo. Ne dovete applicare un puntino e vi basta per tutta la guancia, credetemi. Cioè, io lì per lì quando lo vedevo a volte in video dicevo, bah, ma sarà davvero così? Ma sarebbe vero così? Confermo, infatti qualcuna di voi mi ha detto, Chiara, occhio, vacci piano, applicane poco perché ha una pigmentazione assurda. In effetti confermo, l'ho applicato anche oggi. Cioè, è alla meraviglia delle meraviglie. Ragazze, provatelo, fatemi sapere quale colorazione voi, se l'avete già provato, quale colorazione avete acquistato, perché anche di lui non escludo di acquistarne altri. Mi piacerebbe un rosa, cioè un rosa freddo, per farvi capire tipo il mio rossetto. E cioè, adoro, meraviglia delle meraviglie, ragazze. Costa un pochino, è vero, però in questo kit che ho preso acquistandolo con acquistandolo sul sito Cult Beauty con lo sconto del Black Friday, l'ho preso veramente ad una cifra accettabile. Ecco. Poi, andiamo avanti. Sempre per la base. Eccoci. Allora, no, volevo vedere quale utilizzare per primo. Allora, sempre per la base, ragazze, è stato veramente amore. Lo stick da contour di Make Up by Mario. Allora. Di tutto la confezione che vedete, allora lui arriva fino qui. Arriva fino qui. È poco, è vero. Però io non lo utilizzo sempre. Ne ho altri in crema, quindi li alterno i prodotti, ragazzi, non è che porta a finire lui. È vero, costa un po'. Anche lì io l'ho preso con lo sconto su Sephora. Io ho la tonalità light medium, ma ragazze, è un prodotto che si sfuma da solo. Ha una buona pigmentazione, ma nonostante questo non fa assolutamente macchia. Cioè, riuscite a sfumarlo. Ciò che non amo tantissimo è la dimensione molto grande. Io però cosa vado a fare? La vado ad applicare così. Anche se in realtà sarebbe meglio così, ma per me è un po' troppo largo. Cioè, mi va troppo sopra. Mi piace essere, cioè, al limite essere io a spostare il prodotto con la spugnetta. Applicato così, per forza di cose, vi va sopra la zona da contour e quindi almeno per quella che è la mia conformazione del viso, e quindi è un po' troppo, arriva un po' troppo alto. Preferisco essere io a sfumarlo nel caso, quindi ne metto poco così e poi mi muovo con la spugnetta per adattarlo al mio incavo sotto lo zigomo. Però ragazzi, si sfuma, cioè, in una maniera pazzesca, cioè è proprio quel prodotto che dite ok, va bene per chiunque, per chi ha le prime armi, per chi è esperto, perché comunque è facile da utilizzare. Io lo utilizzo per tutto il contour, quindi naso, fronte, sotto lo zigomo. Ha una colorazione medio fredda, quindi adatto proprio all'uso che ne voglio fare io. Perciò, ragazze, se lo trovate in promozione, avete modo di acquistarlo in promo, provatelo, perché credo che ve ne innamorerete anche voi. Poi andiamo avanti, sempre per la base, perché onestamente sapete che è, come posso dire, è la parte del mio viso che amo curare di più, lo sapete, chi mi segue da più tempo lo sa, quindi troverete sempre più prodotti da base che non da, per dire, occhi e labbra. Sì, ci sono anche quelli, perché ci sono, però acquisto molti prodotti da base viso, perché è quella che mi dà più soddisfazione. Io quando vedo la pelle, cioè, uniformata, levigata, perfezionata, basta anche una riga di eyeliner e io sono a posto. L'importante è sempre curare la base. Io ve lo dico sempre, un make-up può essere occhi anche super elaborato, ma quando la base non è bella, non risalta nemmeno il trucco occhi come dovrebbe essere. Quindi, un prodotto appunto da base che mi è piaciuto un sacco è questo qui di Astra, che è il light della linea Light Therapy, e sono proprio gli illuminanti cushion, il Radiance Enhancer Highlighter, che sono appunto questi illuminanti qui stile Charlotte Tilbury, ragazze, cioè luce, e ha un effetto bagnato.
Questo mi piace degli illuminanti, l'effetto bagnato. Non mi piace l'effetto, come posso dire, glitterato, perché su di me va a insinuarsi nei pori ed è la fine. Questo invece dà proprio questo effetto bagnato, come potete vedere, e per me è perfetto. Cioè, è proprio quello che cerco in un illuminante. È proprio quello che io cerco, quindi promossa appena i voti. Ci sono di varie tonalità e io ho scelto quella più chiara perché le altre erano troppo scure per il mio incarnato, quindi altrimenti mi avrebbero fatto macchia per quella che è il mio tipo, il mio colore, il mio incarnato. E lui lo amo davvero tanto, si sfuma benissimo, io sempre con la spugnetta. Ovviamente tutti i prodotti, sia che si tratti di lui, sia che si tratti di lui, sia che si tratti di lui, li applico sempre pre-fissaggio, cioè prima di andare a fissare il tutto con la cipria. Perché chiaramente sono prodotti in crema e quindi se io applico la cipria, comunque anche i più perfezionanti, però non lavorano bene sopra un prodotto in polvere, la stragrande maggioranza. Poi, allora, un setting spray che anche lui ha rapito al mio cuore come gli altri prodotti è sicuramente questo qui di Morphe. Sapevo che fosse famoso, sapevo che in tanti lo avevano provato, anche lui l'ho preso a sconto da Douglas, perché era il Black, se non erro, il Black Friday. Ho preso la mini size, perché tu hai... lo provo, aveva una cifra buona, quindi scontata, e quindi ho detto lo provo, e devo dire che è una meraviglia, cioè si sfuma benissimo, si applica benissimo perché ha un erogatore proprio, come posso dire, micronizzato, cioè quel l'erogazione va a nebulizzare, ecco, il prodotto, ve lo nebulizza sul viso e quindi non fate la doccia, ecco, come altre volte mi è capitato con altri setting spray. Quindi davvero promosso. So che è molto bello anche quello di Mesauda, anche lui davvero un grande hype. Lo voglio provare, quindi non escludo assolutamente di fare un ordine e provare anche lui, perché mi avete detto tante di voi anche sugli altri social che si assomigliano molto. Loro due, sia quello di Mesauda che questo qui di Morphe. Passiamo ai prodotti occhi. Allora, devo citare lui perché... Allora, amo tanto il brand perché è un brand italiano, un brand con un ottimo rapporto qualità-prezzo, un brand che è cresciuto tantissimo dall'inizio e devo dire che non ha nulla che invidiare a brand high-end, nonostante sia un brand medium low-cost. Ed è Astra. Vi ho fatto già vedere l'illuminante e adesso vi faccio vedere gli ombretti liquidi della linea Chromotherapy. Io ho varie tonalità, vi faccio vedere questa che è la numero 01, che ha questi riflessi sul verde, sul lilla, sul rosa, pazzesco. Allora ragazzi, questi ombretti, se sfumati bene, non fanno l'effetto palpebra in carta pecorita. Potete utilizzarli come top coat e non solo. E la riflettenza è questa, effetto bagnato, non dà quell'effetto troppo fresco sull'occhio, ma cioè si sfumano e si fissano benissimo, ragazzi, cioè non entrano nelle pieghe, non si depositano, cioè loro sono meravigliosi, ma veramente meravigliosi. Utilizzati come top coat, la vita. Come top coat sono la vita, soprattutto questa colorazione che non ha proprio base colore, guardate l'effetto che ha. Cioè un effetto proprio bagnato a tutti gli effetti e mi piace davvero tanto. Per quanto riguarda gli occhi invece passiamo alle palette, allora, un brand low cost, ma davvero low cost, del quale ho trovato una palette che mai mi sarei immaginata di innamorarmi, della quale mai mi sarei immaginata di innamorarmi, è She Glam, e precisamente questa qui della Limited Edition Live to Roam, ed è questa palette qui. Allora, questa palette che per me è stata davvero una grande e piacevole scoperta, perché per i look da tutti i giorni, e non solo, perché comunque ha un accent così glitter, è la perfezione. Ha colori
tendenzialmente freddi, perché di solito io avevo tutte palette calde, tendenzialmente freddi, con questi colori opachi, ragazzi, che danno il punto luce nell'angolo interno, una maniera incredibile, ed ha proprio tutta la scalatura di marroncini fino ad arrivare a questo scurissimo, proprio per andare a fare o un eyeliner sfumato o uno smoky. Ragazzi, costata niente, perché sarà costata 8 euro forse, ma adesso essendo una limited edition passata si troverà sicuramente anche a sconto. Io, ragazze, cioè la qualità di questi ombretti qui davvero non ha nulla da invidiare ad altri che costano anche 3, 4, 5 volte sopra. A me piacciono davvero tanto. Non l'ho utilizzata tantissimo, l'ho utilizzata davvero tanto, l'ho utilizzata anche per truccare altre persone e il trucco è rimasto lì tutto il giorno. Quindi se avete modo di, cioè guardate anche il color panna com'è scrivente, cioè io vi dico, guardate anche questo sul rosato, guardate la scrivenza, una palette da 7 euro, ve lo sareste immaginate? Bella davvero. Se vi piace il discorso di avere una palette da utilizzare sia di giorno e appunto dare un accent la sera per un trucco serale ma semplice, non ve la fate sfuggire perché è davvero utilissima. Comoda da portare in viaggio, cioè veramente top. Poi, ultima palette, è stato amore a prima vista, appena l'ho vista sull'espositore ho detto sarai mia. È questa palette qui della linea che si chiama appunto Party Quad, della linea natalizia di Wycon, la Velvet Suite, ed è questa palette qui, ragazze, che ho utilizzato anche oggi. Il trucco l'ho realizzato proprio con questa palette qui. Allora, questo colore è meraviglioso, molti hanno detto che c'è anche nella Mercury di Huda Beauty, io non ho la Mercury. Questo prodotto, ragazze, cioè, ha una base borgogna e dei riflessi azzurri, verdi, gialli. È un multichrome bellissimo, cioè, che non si può non avere. Poi questo shimmer idem che ho messo all'angolo interno, questo color champagne, platino anzi lo definirei, bellissimo. E questi due opachi, ragazzi, si sfumano benissimo e sono veramente belli, cioè belli belli. Ho messo le lenti verdi apposta perché con il borgogna sapete che esalta il verde in una maniera incredibile. Lo adoro, cioè è veramente un look che mi piace tanto. E io ve la consiglio, ragazze, la trovate sempre in negozio, non so se andrà ai saldi, non, questo non ve lo so dire, ma vale la pena. Non costa nemmeno tanto, costa sui 25, mi sembra, euro, credo, ma li vale tutti, per una palette così, io credo che li valga tutti. Poi arriviamo agli ultimi due prodotti che sono prodotti labbra, uno di Astra, sì, uno di Astra, ed è il Lip Oil. Ragazze, da quando l'ho acquistato l'ho utilizzato praticamente quasi tutti i giorni, cioè è veramente bellissimo come prodotto, come formula, perché aderisce bene, ha un bel applicatore, aderisce bene sulle labbra, non fa l'effetto scivoloso che dopo 5 minuti non ce l'avete più, ma anzi proprio va a fermarsi sulle labbra, non ha l'effetto appiccicoso, ma è un olio che nutre rimanendo lì sulle labbra per un bel po' di tempo, quindi non se ne va dopo 3 secondi. Nutre davvero, infatti ha il 90% di ingredienti di origine naturale e dà quell'effetto bello specchiato e luminoso, quindi molto 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 bello. C'era anche di varie, no, adesso hanno fatto anche altre due colorazioni, mi sembra una sull'azzurro e una sul rosso, ma sapete che io i balsami labbra, gli oli labbra, li amo pressoché trasparenti, questo non dà colore alle labbra, quindi mi piacciono così, a me quando dà l'effetto coloratino. Quindi lui, ragazze, è la vita, cioè compratelo, perché ne vale davvero la pena. Ultimo prodotto, ma non per importanza, è questo rossetto qui di Nabla, che trovate anche adesso, ed è della linea Matte Pleasure, e la colorazione è Eden. Allora, questo colore, ragazze, è perfetto, penso, per tutti i sottotoni, praticamente, perché
è un medio freddo, non è proprio un freddo freddo, è un medio freddo, ma un bellissimo nude, un My Lips But Better lo definirei, perché ha proprio il colore identico delle mie labbra. È un matte, ma non secca le labbra, rimane piuttosto morbido, però si fissa bene. È davvero bello, si consuma piano piano, quindi non è di quelli che poi non, cioè, spariscono oppure, insomma, fanno degli effetti antiestetici. Si consuma piano piano e è davvero bello. Cioè, uno proprio di quei nude che ha la stessa identica colorazione delle mie labbra, quindi quando l'ho provato sembrava quasi non avessi, cioè, avessi le labbra perfezionate e non avessi su proprio un rossetto. Quindi devo dire che è uno di quei prodotti che mi hanno colpita tantissimo di questo 2023. E nulla, ragazze, sono arrivata alla fine, siamo arrivate alla fine di questi awards e non vedevo l'ora di registrare questo video perché mi piace condividere con voi i prodotti che ho amato, che sto amando, che ho amato e che continuerò ad amare anche nel 2024 e a utilizzare con tanto piacere. Non faccio i flop, cioè del 2023, perché comunque l'avete già visti anche comunque nel declutter, prodotti che comunque non utilizzavo, anche se nuovi, ma che non poi le mie aspettative erano state proprio disattese totalmente, le ho magari date a mia mamma, a mia sorella, perché hanno tipi di pelle diversi dal mio, quindi ho detto provateli, infatti alcuni di loro a loro piacciono. Quindi avete già comunque visto tutto nel declutter. Adesso mi premeva farvi proprio il video dei miei top davvero di tutto questo anno. E niente, ragazze, quindi siamo arrivati alla fine. Io vi auguro un 2024 pieno di gioie, un 2024 in cui possiate realizzare tutti i vostri sogni, ragazze. Io ve lo auguro di cuore, come lo auguro a me stessa, e di conseguenza lo auguro a chi amo e a tutte voi, perché siete state anche questo anno un sostegno enorme per me, un sostegno enorme. Quindi vi ringrazio e non finirò mai di ringraziarvi di tutto, davvero di tutto l'affetto che mi dimostrate quotidianamente anche sugli altri social. Tanto trovate, come vi dico sempre, tutti i riferimenti giù nell'info box quindi se vi va iscrivetevi. Ragazze, seguitemi sugli altri social, perché lì, come vi dico sempre, ci teniamo in contatto più da vicino, perché tutti i giorni, se ho qualche scoperta, la pubblico, vi faccio stories, eccetera, eccetera. Quindi mi trovate lì quotidianamente ed ogni tanto qui, anche su YouTube, di solito con 2-3 video a settimana, più due video, perché lavorando tanto riesco quantomeno a tenere attivo il canale con due video a settimana. Quindi insomma cerco di fare di tutto per esserci sempre per voi, perché voi ci siete sempre per me. E nulla, ragazze, quindi se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere i prossimi video, e scrivete qui giù nei commenti quali sono i vostri awards del 2023, perché ci piace leggervi, ragazze, ci piace tantissimo, perché ci date tanti tanti spunti. Io vi mando un grosso bacio come sempre, ci vediamo se vi va nel prossimo video. Ciao ragazzi e tanti auguri!